Sessek, l'amministratore delegato dell'Enel. Benvenuto. Grazie. Allora, parleremo di, diciamo, una cosa che incuriosisce molti ma non convince tutti, cioè le macchine elettriche. Però prima ci dia dal suo punto di osservazione un'occhiata sul paese. Lei è preoccupato di quello che sta succedendo? No. Per niente? Vabbè, semplice la risposta. Perché? Ah, perché ci sono tanti motivi, diciamo, per essere semplici, diciamo, il paese in realtà ha invocato un periodo di crescita, poi può essere discusso di tanto, di poco, di più, di meno, c'è ancora tanto da fare, ci sono tanti investimenti da fare, abbiamo visto anche qualche necessità abbastanza importante, quindi c'è crescita, c'è necessità di investimenti, mettiamoci a lavorare, su questo poi... Ci sono le cose che uno vuole fare prima e quelle che vuole fare dopo, sì, però anche c'è da fare la e quando puntata, uno c'ha da fare bisogna mettersi a lavorare. Senta, un'altra domanda preliminare, l'energia elettrica aumenta, arrivano bollette un po' più pesanti, no? È aumentata questo trimestre, sì, per tutti i clienti che non avevano un contratto a prezzo fisso, perché sono aumentate le materie prime petrolifere, quindi è aumentato il gas sostanzialmente. E quest'ora lo vedremo anche sulla convenienza dell'auto elettrica. Allora, perché l'abbiamo chiamata? Perché incuriosisce l'auto elettrica, no? Poi si vede che tanti ci vanno a investire, trasformeranno in un'auto elettrica, allora anche l'Enel lo farà, giusto? Certo. Perché? Allora, innanzitutto l'auto elettrica ormai è arrivata ad una maturità tecnologica, quindi è una realtà, non è più un giocattolo, un sogno, una cosa carina. Diventerà un prodotto di massa che soppianterà gradualmente il motore a combustione interna, perché la tecnologia ci ha portato lì. E chiaramente l'Enel si occupa di elettricità, quindi sarebbe strano non lo fate voi che non si occupasse di macchine elettriche. Allora, la tecnologia ci ha portato lì. Ma innanzitutto, conviene, non mi dica converrà, in futuro, adesso non costa un po' di più avere un'auto elettrica di una carburante? L'acquisto dell'automobile a parità di dimensioni, così, di macchina, è ancora cara, chiaramente, perché sono macchine che si fanno nelle decine di migliaia e non nei milioni, quindi non è comparabile. Ma l'utilizzo al chilometro già adesso costa molto meno, cioè fare il pieno, tra virgolette, a parità di percorrenza con una macchina elettrica costa circa la metà che farlo con una macchina benzina, e di conseguenza dipende molto da quanto uno la guida. Da quanto la usi. Allora, però andiamo sul pratico, allora, ricaricarla pare che si diventi matti, perché le colonnine non si trovano mai, poi non è che ti puoi attaccare alla luce del garage perché crolla tutto il palazzo. Allora, siamo nel periodo eroico delle macchine elettriche, quindi... Io ho delle macchine, una macchina elettrica, ho fatto dei viaggi per l'Italia caricando nelle spine dei bar. Diciamo. Ah, sì. Sì, perché in realtà ci sono molte più spine elettriche che pompe di benzina in giro, sì, per il in mondo. Teoria, sì. Quindi uno la macchina la ricarica sempre. Chiaramente c'è un po' di problema. Ecco perché noi abbiamo detto qual è il ruolo dell'Enel e perché l'Enel deve parlare di... Facciamo una rete di colonnine di ricarica pubbliche grande a sufficienza, distribuita a sufficienza di tipo adatto a rendere normale la vita di un proprietario di una macchina elettrica. Ad ora si trovano. E quindi abbiamo cominciato l'anno scorso, ci metteremo ancora un paio d'anni, ma metteremo giù circa 12.000 colonnine pubbliche. Poi, mediamente, ogni due acquirenti di una macchina elettrica, uno si compra anche il... diciamo l'attrezzatura per ricaricarla a casa, quindi faccia conto che uno su due ce l'ha a casa il punto insieme di alla macchina. Quanto costa un pieno di elettricità? Ma diciamo che costa diciamo un 100 chilometri di percorrenza le costano circa 6,50 euro, quindi circa la metà della, sì, benzina. E quanti chilometri si fanno con una carica? Dipende dalla macchina che ha. Ci sono macchine ormai che vanno, per esempio la Leaf, che è un modello, non voglio dire le marche, perché non, certo, si può, ma diciamo, ci sono macchine che fanno dai 300 ai 400 chilometri, ci sono oggi macchine che già fanno i 500 chilometri, e ci sono quelle piccoline a due posti che noi conosciamo tutti per Roma,
che fanno i 120-130 km, quindi c'è un po' di tutto. Il rendimento è una macchina normale quando uno ci sale? È una macchina che ha un'accelerazione pazzesca, quindi uno brucia tutti i motorini al semaforo, scatti sempre prima di tutti. Cioè, la ripresa è impressionante perché ha una coppia veramente bellissima da guidare da quel punto di vista, è molto divertente. Senta, la Tesla, no? Che sembravano i pionieri, quelli che ci lavoravano prima di tutti, inizia a avere guai seri. Allora, conviene o no investirci? In Tesla? No, in Tesla no, no. Non voglio suggerimenti di... nelle auto elettriche come ha fatto Tesla. Questo non spetta a me dirlo, però vedo che tutta l'industria automobilistica mondiale nel suo complesso ha dichiarato miliardi di investimenti sull'auto elettrica. C'è un numero che ha messo insieme una società di consulenza, e sono circa 250 miliardi di dollari che tutti insieme vanno a investire sull'auto elettrica. Quindi o sono impazziti tutti insieme, oppure... Non bisogna escluderlo, però non che... è una traccia da perseguire. Senta, il discorso ambientale, perché molti sono attratti, perché dice non inquino, poi però noi l'energia elettrica non la produciamo sempre bruciando idrocarburi, quindi non è sempre un... Diciamo, facciamo una fotografia, detto che gradatamente chi più che meno con maggiore e minore velocità nel mondo le rinnovabili stanno sostituendo la produzione di energia termica e succederà in maniera inevitabile, quindi... In Europa succederà negli Stati Uniti, che ne dica il suo presidente, quindi avverrà un po' dappertutto. Facciamo una fotografia ad oggi e facciamo fotografia ad oggi in Italia. Prendiamo il mix di generazione che abbiamo oggi in Italia, già adesso una macchina elettrica, considerando l'intero ciclo di produzione dell'energia elettrica nel mix italiano attuale, emette circa il 70% meno di CO2 di una macchina a combustione interna, e senza contare poi i particolati, i polveri sottili che non ci... Senta, sono. Il governo, e torniamo alla fase più attuale, ha detto non ci saranno certo incentivi a pioggia per i veicoli elettrici. Va lasciato un po' indietro. No, siamo totalmente d'accordo. Io penso che non è un problema di incentivo. Guardi, tra l'altro, se va a vedere gli incentivi che ci sono sul gas metano, non è che hanno fatto... di diventare l'auto a metano, certo, più l'auto diffusa di quanto non sia. Non è un tema di incentivi, è un tema di rendere più facile l'utilizzo dell'auto, quindi è un tema di rendere le colonnine e la struttura di ricarica facilmente utilizzabile. Quindi di strutture, quindi di investimenti, quindi che potrebbero far come. Grazie Francesco Ferace, grazie, in bocca al lupo per tutto. Prego.